Ragazzi e ragazze, eccoci qua per una nuova ricetta. Oggi andiamo a fare dei waffle e li cuoceremo nella nostra friggitrice con i nostri stampini appositi in silicone che ci danno la forma dei waffle. Chi mi segue dall'inizio nel canale avete già visto quelli all'acqua, oppure il pancake fatto a forma di waffle, oppure quelli ripieni. Se andate in cartella nella playlist c'è la cartella proprio waffle e pancake, quindi già potete vederne qualcuno. Oggi andremo invece a fare dei waffle proteici ricoperti, sì, perché poi li andiamo a ricoprire in una certa maniera che poi vedrete. Ne dovrebbero uscire più o meno 7-8 pezzi con questa dose. Adesso andiamo poi a vedere se veramente ce ne escono 7-8. E avremo necessità di... Poi sono anche, oltre ad essere proteici, ovviamente sono leggeri, ogni cuoricino di queste dimensioni apporterà solamente 33 calorie. Per queste dosi avremo bisogno di 25 g di avena aromatizzata al caffè, oppure potete usare quella naturale, 50 g di yogurt magro, quello fatto in casa, o quello bianco, o quello greco, 0 grassi per cento, 100 g di albume d'uovo, e poi per la decorazione abbiamo bisogno di farina di cocco, e 10 g di latte, 10 g di cioccolato fendente da 70% in su, e una goccia di limone. Ora vado a preparare il mon Sarkozy e torno qua. Eccoci qua, io andrò a usare, come avevo detto, il mon Sarkozy. Chi non ha mon Sarkozy può usare tranquillamente un frullatore elettrico a mano, perché dovremo andare a montare l'albume, poi tutto il resto lo dovremo andare a fare a mano con la nostra spatolina, che adesso vado a tirare fuori, Allora, per andare a montare l'albume abbiamo bisogno della caraffa che sia bella fredda, quindi che non l'abbiamo usato già qualche altra, che non l'abbiamo usata che non sia calda, la nostra farfalla che andiamo a montare in mezzo alle lame, andiamo a versare dentro il nostro albume, aspettate che è un po' storto, versiamo l'albume, poi chiudiamo semplicemente. Togliamo il tappo, perché lo dobbiamo andare a fare senza tappo, impostiamo 4 minuti e mezzo a velocità, se non mi sbaglio, a velocità 4. Ok, quando siamo a metà tempo torniamo qua e andiamo ad aggiungere un goccino di limone, succo di limone, mentre va, non dobbiamo mai andarla a fermare, mi raccomando, e poi azioniamo quando siamo a metà tempo trascorso. Torno qui, siamo quasi a metà tempo, ora andiamo ad aggiungere un po' di succo di limone, ecco qua, mettete un paio di gocce, e adesso portiamo al termine il nostro tempo che abbiamo selezionato, poi dopo torniamo qua. Eccoci qua, che è trascorso il nostro tempo che avevamo impostato prima. Andiamo a montare il tappo e abbiamo praticamente il nostro albume montato perfettamente, vedete? Ora lo andiamo a mettere in una ciotolina, spostiamo il motore della nostra macchina, poi dopo torniamo qua che vi faccio vedere come andiamo a procedere alla preparazione dei nostri waffle. Ora vado, lo vado a trasportare qua dentro e torno qua in diretta con voi. Eccomi tornata qua, ho passato l'albume nella ciotolina, nella base mettete l'acqua tra la tacca 1 e 2, una goccia di detersivo dei piatti e mettete 10 minuti, velocità 3, 100 gradi. Questo perché abbiamo trattato l'albume, quindi dobbiamo andare a disinfettare e pulirlo bene. Mettete anche una goccia di aceto. Ora noi andiamo a procedere con la ricetta. Dopo che abbiamo passato gli albumi qua, andiamo ad aggiungere lo yogurt, quello che voi preferite, o quello fatto in casa, o lo yogurt greco, o semplicemente lo yogurt bianco, quello magro. Aggiungiamo anche l'avena al caffè o quella classica, o aromatizzata al gusto che voi preferite.
Ora dal basso verso l'alto dobbiamo andarlo a lavorare fino a che non otteniamo un composto omogeneo, eh? Quindi delicatamente lo andiamo a mischiare e a lavorare in questo modo, molto molto delicato, va bene? Quando io sono pronta, che l'ho fatto, torno qua e procediamo, mi raccomando, dal basso verso l'alto in questo modo, cercate di amalgamarlo bene e poi torniamo qua. Eccoci qua, mettiamo già lo stampo nella griglia, così quando lo prendiamo non andiamo a far sì che si vada a rovesciare. Ora prendiamo un po' di composto e andiamo semplicemente a riempire le nostre formine. Io uso il nessolo, poi voi potete usare quello che volete, eh? Cerchiamo di riempire in questo modo, ok? Io direi che i due stampini sono sufficienti, dovrebbero venire veramente 7-8 pezzi come ho detto all'inizio. Si sente un odore di caffè, l'avena, quella caffè, è la prima volta che la uso e si sente proprio molto l'odore e il profumo del caffè. Vedremo se si sente anche. Chi è? Scusate il citofono, eh? Un attimo, sto scendendo. Riempiamo tutti i nostri stampini ed eccoci qua. Questo è il bello della diretta, no? Sono al citofono, a posto. Eccoci qua. Succedono anche queste cose. Siamo in una casa, quindi succedono. Ora andiamo a cuocerli al piano basso della nostra Cubo Chef, Kleisen Cubo Chef, a 180 gradi. Andiamo a vedere se dobbiamo poi andare a abbassare i gradi oppure no. È una nuova prova. 180 gradi, il tempo ve lo dico dopo, l'importante è il piano basso. Piano basso anche le friggitrici che hanno una sola resistenza. E vedete se, vediamo se va bene 180 gradi, perché io ho due resistenze, voi no. Quindi io direi che è meglio fare 170, eh? Poi vediamo, vi aggiorno poi con i miei come va. Così vedendo il risultato dei miei, più o meno so anche quelli per i vostri. Nel frattempo io vado a riempire il secondo stampino. Allora, in circa 6 minuti sono venuti i primi cotti, ma dobbiamo migliorare la cottura per essere tutta omogenea, vi faccio vedere. Però è cotto, anche se è un po' chiaro, ho paura che si andavano a bruciare, eh? Ora sto facendo la seconda cottura, sto cercando di migliorarla, però sono 6 minuti, ce ne vorranno 8 con la Cubo Chef, mentre con quelli che usate una resistenza provate a prolungarla fino a 8, 9, pure 10 minuti. Controllate bene, quando si sono raffreddati 2-3 minuti potete andarli a staccare delicatamente, non staccateli subito se no si rompono tutti. Ora, nel frattempo che aspettiamo l'ultima cottura, mettete il latte, il cioccolato in un tegamino largo. Vi faccio vedere dove l'ho messo io per andare poi a fare la copertura dei nostri, vedete? Ora delicatamente andiamo a fiamma dolcissima, bassa, 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 andiamo a sciogliere questo cioccolato nel frattempo che aspettiamo gli altri waffle. Poi torno qua. Allora, vi correggo, il latte invece di 10 grammi fate 20 grammi, perché il cioccolato ci deve risultare in questo modo, bello fuso, eh? Ora cosa andiamo a fare? Spostiamo la roba che non ci serve. Prendiamo il nostro waffle. Ora tolgo il cucchiaio per il momento. Prendiamo il nostro waffle, aspettate che vi faccio vedere. Lo andiamo a intingere per metà. Per quello vi dico, serve largo il tegame. Lo fate sgocciolare. Poi lo andate a posizionare nel piatto. Fate così con tutti, eh? Lo intingete per metà, poi lo fate sgocciolare e lo andiamo a posizionare, ok? Con tutti. Dopo aver fatto intinto per metà, come vi ho fatto vedere, nella parte dove sta il cioccolato andate a mettere una spolveratina di cocco, farina di cocco, eh?
in questo modo, una bella spolverata sopra, e poi potete andare a servirli. Questi vanno bene per merenda, per spuntino e per colazione. Come avevo detto prima, un pezzo 33 calorie. Io direi un'ottima merenda, colazione o spuntino. Che dite? Spero che siano graditi, che vi siano piaciuti, che li andrete a fare. Ovviamente chi ha la macchina vaffle li può fare anche là nella macchina, perché molti nel gruppo l'hanno comprata. Questa è un'idea proteica, dolce e comunque golosa. Vi lascio scritto sotto tutti gli ingredienti e i tempi di cottura che ho usato io, e più o meno metterò anche i vostri. Se io ci vogliono 7-8 minuti, da voi ce ne vorranno 10 più o meno, controllate, mi raccomando. Prova stecchino e vedere sotto se sono cotti. E sotto troverete anche tutti i miei canali dove mi potete seguire, scrivere e contattare. Per qualsiasi cosa mi potete contattare, io per un attimo di tempo rispondo sempre a tutti. Portate pazienza perché siete tanti, e soprattutto iscrivetevi al canale. In basso a destra, dove c'è scritto iscritto e iscritta, c'è una campanella. Cliccatela e attivate le notifiche, così ogni volta che io pubblico un video vi arriva direttamente la notifica sul dispositivo su quale l'avete attivata. Detto questo, fatemi sapere se vi sono piaciute, se le fate, se vi piaceranno, e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!